Siamo la classe quarta agrario dell'Istituto Cerboni di Portoferraio. Abbiamo pensato all'importanza che l'agrobiodiversità rappresenta per tutto il territorio nazionale e, in particolare, per l'Isola d'Elba. L'opportunità di tutelare l'agrobiodiversità ci è stata offerta con il concorso Un giorno in Senato, che permette ai vincitori di presentare in Senato un progetto di legge valevole a tutti gli effetti. Abbiamo pensato di integrare la legge 194/2015 relativa all'agrobiodiversità, includendo nel ruolo dell'agricoltore custode, che si occupa della conservazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica e razze animali a rischio di estinzione, anche la preservazione degli elementi caratterizzanti, il paesaggio e le tradizioni rurali. In particolare, la figura dell'agricoltore si occupa anche della conservazione e del recupero del paesaggio, laddove l'incuria e l'abbandono hanno preso il sopravvento. In molte regioni d'Italia c'è lo spopolamento di aree rurali con perdita di tradizioni e del patrimonio culturale ad esse legato. Ne risulta un danno ambientale che coinvolge anche gli insediamenti urbani più prossimi. Abbiamo ritenuto che per dare un carattere di importanza generale ad una legge occorre agire con un accurato e approfondito studio locale. L'area che abbiamo scelto come oggetto del nostro studio è la Valle di Pomonte, perché essa riunisce in sé elementi storico-archeologici, antropologici, nicchie di conservazione dell'agrobiodiversità, sistemazione idraulica agraria e terrazzamenti, quale esempio di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Considerato un'isola nell'isola, il territorio di Pomonte, per le sue caratteristiche, era isolato dal resto dell'isola d'Elba. Vi si poteva accedere solo da Marciana, attraverso una tortuosa mulattiera che dalla sommità del Monte Capanne si insinuava nella valle. Per questo motivo, fin dalla più remota antichità, per la sua posizione essa teneva rapporti commerciali con la Corsica e la Sardegna e la costa ligure, nelle rotte navali del Mediterraneo. A Pomonte si sviluppa una fiorente viticoltura organizzata sui terrazzamenti granitici. È frutto delle sapienti tecniche culturali tipiche dell'area mediterranea. E sui terrazzamenti ritroviamo i magazzini, piccoli edifici con funzione di cantina abitazione e dotati di una vasca di fermentazione, che era il palmento, e di un torchio a leva che corrisponde tutto e per tutto al modello dell'antico torchio usato nel bacino mediterraneo fin dalle origini della viticoltura. Il lavoro delle vigne era duro, tutte le operazioni erano manuali e si lavorava da stelle a stelle. La commercializzazione del vino avveniva attraverso le vie del mare. I commercianti liguri giungevano al calello, un rudimentale approdo, con le loro imbarcazioni a vela, i gozzi liguri, appunto chiamati leudi. Con la ripresa economica del dopoguerra e la creazione di una strada, Pomonte si collega agevolmente col resto dell'isola. Questa parte dell'isola, così selvaggia, attira i primi forestieri e molti abitanti diventano imprenditori turistici, una professione meno gravosa e con più facile reddito. Le vigne sono state progressivamente abbandonate e con esse le sistemazioni idrauliche agrarie che le ospitavano ed assicuravano la preservazione della valle dal dissesto idrogeologico. Il nostro lavoro è stato svolto esplorando la Valle di Pomonte con l'aiuto delle testimonianze dei vecchi pomontinchi, anche un centenario. Le prime coltivazioni delle viti, il terreno era in corto, era rosso. E allora dipende, se c'era un terreno piano, la piantagione della vigna veniva semplice. Quando invece era in salita c'erano i famosi muri a secco.
che c'era la vigna, perché ogni muro a secco c'era o viti, frutti lungo la valle che è vicina all'acqua, e se no era viti, era la frutta. Poi parecchiando la valle era quasi tutto vigneto, poi quando nell'anno che ci fu la filossera, fu abbandonata, diciamo così, ce ne andarono tutti a cercare un lavoro, che andò a Portofraio, che c'era al tempo l'Iva che... Lui la rendeva, ogni 100 sarebbe 600 vite, si chiama 100 noi, si chiama 100, 600 vite. Okay. C'era dei punti che facevano con 10 quintali a 100, 5, 4, secondo che posto era, però il vino veniva bello. I vigneti arrivavano fino sotto il Monte Capanne e andavano a vendemmiare fino proprio alle pendici del Capanne e con gli asini. E riuscivano, e quando io ero bambino, nei primi anni 70, si vendemmiava ancora al Poi, al Grottino, che ci vuole un'ora e un quarto di cammino, di buona lena. E mentre con, ecco, una cosa che mi ricordo sempre è che i sacchi dell'uva che venivano portati con gli asini, che ne portavano due sacchi per viaggio, venivano preparati la sera prima, così arrivavamo su nella valle all'alba. Mio padre tornava subito giù con i sacchi preparati dal giorno prima e se erano bravi riuscivano a fare 5 viaggi al giorno. Grazie all'aiuto della sezione costruzione ambiente e territorio della nostra classe articolata, abbiamo utilizzato le più sofisticate tecnologie come droni, foto georeferenziate con GPS e software Enscape, che permettono di elaborare graficamente l'evoluzione del paesaggio a partire dallo stato attuale. Degli antichi terrazzamenti rimangono macerie invase da gariga e macchia mediterranea, e a fatica si intuisce il profilo delle antiche ed imponenti coltivazioni. Lo scopo del nostro studio è quello di promuovere una legge a salvaguardia del territorio nazionale e degli elementi caratterizzanti il paesaggio, garantendo reddito a coloro che si impegnano a mantenere in vita questi luoghi, con le loro tradizioni culturali e gli antichi mestieri che, diversamente, sarebbero soggetti a degrado e abbandono. Il problema del dissesto idrogeologico si ripropone in modo drammatico con i cambiamenti climatici e impone pesanti costi sociali a tutta la collettività. Sappiamo che l'agrobiodiversità si può preservare soltanto mantenendo integre quelle particolari nicchie ecologiche che spesso sono collocate in aree marginali o di difficile gestione. In un angolo dell'Elba occidentale, dove il tramonto sulla sera muore, indorando la costa e l'orizzonte, gli ultimi raggi baciano Pomonte. O terra, terra mia, sei la più bella, tu mi riscaldi il cuor come una stella. L'ubertoso e due valli e il tuo dormare, anche se vuoi lontano, non sa scordare. Ti sogno grande e forte, ti vorrei, o dolce culla mia e delle ave mie.